Siamo qui con Giancarlo Limiano d'Arcangelo e ci parla della seconda edizione del Festival della Parola che si sta svolgendo a Civita di Bagnoregio. Ciao Giancarlo, raccontaci. Buongiorno a tutti voi. Il festival che si chiama La Parola che non muore è arrivato alla sua seconda edizione. Si svolge su 3 giorni a Civita di Bagnoregio. Bagnoregio è anche oggi l'ultima coda, diciamo così, con la proclamazione di un premio di poesia dedicato da Annibal Caro qui all'antico borgo La Commenda. Devo dire che noi organizzatori, io e Massimo Arcangeli, che siamo i direttori artistici, siamo veramente molto molto soddisfatti di questa seconda edizione, perché rispetto alla prima dell'anno scorso c'è stata quella crescita che tutti ci aspettavamo. Abbiamo coinvolto le scolaresche, questo insomma è stata una cosa che è stata molto apprezzata anche dalle istituzioni locali, dal sindaco Bigiotti, dall'assessore Centoscudi alla cultura, e abbiamo avuto una grande risposta, perché insomma negli appuntamenti scolastici della mattina c'erano un centinaio di ragazzi che hanno potuto usufruire di alcuni contenuti di altissimo livello. E i ragazzi immagino che hanno anche partecipato attivamente? Sì, certo, perché tutti gli incontri erano organizzati in modo tale che potessero intervenire. Devo dire che c'è stata una bella risposta di curiosità, domande molto intelligenti, domande interessanti, in cui poi gli autori che abbiamo chiamato a raccontare le loro opere oppure il loro lavoro sono stati davvero molto generosi nel rispondere, nello spiegare ai ragazzi cosa significa creare dei contenuti e creare insomma delle opere che possono essere letterarie o cinematografiche. E invece oggi qui alla Commenda che cosa stiamo festeggiando? Oggi stiamo festeggiando Annibal Caro, è un premio di poesia dedicato a lui. Abbiamo organizzato con Massimo una lunga selezione di giurati che potessero votare le poesie che abbiamo mandato direttamente a loro a casa, e c'è stata una grande risposta da parte dei votanti, e quindi che sono addirittura 100, quindi una grande partecipazione per scegliere poi il giovane poeta che ha pubblicato quest'anno la sua raccolta di poesia che vincerà questo premio. E la bellezza di questo premio è soprattutto che le poesie vincenti saranno poi tradotte in 3 lingue, in modo tale che poi la cultura italiana, la poesia italiana possa essere valorizzata non soltanto sul piano nazionale ma anche su quello internazionale. Quindi il Festival della Parola nel mondo. La parola non muore, la parola italiana non muore né in Italia né nel mondo, insomma. Ok Giancarlo, grazie e ci rivediamo l'anno prossimo con la terza edizione. Senza ombra di dubbio. Grazie a voi.